Sì, sono Alessandro Delaini, sono stato consigliere comunale a Verona per l'amministrazione Zanotto, la costruzione del PAT, la commissione urbanistica, e poi sono rientrato l'ultimo anno della prima amministrazione Tosi per tutto il piano interventi, quindi ho seguito un aspetto di uno dei comuni che è interessato. Ritengo interessantissimo e importante il convegno stasera, perché mette l'attenzione sul come l'urbanistica si intreccia con la criminalità o l'illegalità, è assolutamente importante e non va sottovalutato il problema, nel senso che l'illegalità è molto più organizzata di quanto lo sappiamo e quanto vediamo. Direi vorrei sottolineare due aspetti. Il primo, sono stato molto colpito in una discussione del Consiglio Comunale di uno dei consiglieri che era più rappresentativo dei costruttori, diceva noi non siamo qua per fare il bene della città, siamo qua per difendere gli interessi dei nostri elettori. Per dire, siamo qua a passare pianificazione dei costruttori e quindi ci battiamo per questo, anche se questo è in contrasto. Il piano interventi, cioè una nota per chi non ha scritto i lavori, ma può essere simbolica, il PAT del Comune di Verona è stato approvato l'ultimo giorno dell'amministrazione, uno degli ultimissimi giorni dell'amministrazione, ci hanno ringraziato tutti perché hanno detto siete riusciti a fare quello da 35 anni non si riusciva a fare, tanto dopo la regione ci pensa, infatti è data la regione, c'era una linea rossa che al di fuori di quella non si può costruire, la città deve essere compatta, si deve costruire su già costruito, si deve un anello verde intorno alla città, è andato in regione ed è tornato con una piccola modifica. La linea rossa non c'era più, c'era costruire dappertutto, tranne dove il proprietario diceva che non voleva più costruire lì. Per cui questa è per dire come l'approccio a volte delle amministrazioni, non solo locali ma anche regionali, tendono a demolire quello che è stato un percorso invece che la legislazione ha tentato di garantire il territorio, il terreno agricolo, la legge 11 diceva le cose interessanti, pianificazione stratificata, eccetera. Quando nel 2011, mi pare, hanno presentato il nuovo piano casa, con simboli così flash, i dirigenti regionali, quindi non dei sciagurati, degli appaltatori, eccetera, di fronte a 400 tecnici, ingegneri, architetti, hanno detto finalmente una legge che buca tutte le pianificazioni, finalmente la legge contraddice tutte le regole che ci siamo dati. I dirigenti urbanistica stavano portando avanti una linea di questo tipo e noi ne vediamo i risultati, perché si smantella un sistema di legalità per dire c'è questa regola, nel piano dopo, casa successivo l'ha smantellata, però dopo ha smantellato le altre, per cui si va verso una forma di smantellamento della legalità. Mi pare importante quindi l'approccio di alzare il livello di attenzione e la possibilità di leggere alle righe, di capire che il compito dell'amministratore sarebbe un altro, sarebbe quello di mettere le regole. Io non sono pessimista del tutto, nel senso che condivido il pessimismo della situazione locale. Io ritengo che il ruolo dell'Europa sia quello di dire Italia smettiamola. Quando sono andato a Monaco in Baviera a vedere la presentazione dei progetti fotovoltaici in Italia agli imprenditori tedeschi, il presentatore ha detto bene, questa qua è la legislazione, queste qua sono le modalità, queste qua sono gli incentivi, sappiate che nel momento in cui avete firmato il contratto c'è un periodo di stallo in cui state fermi degli anni per delle trattative successive, come per dire voi siete abituati a firmare il contratto, a fare quello che c'è detto e quello che c'è sulla legge. In Italia non è così. L'Europa dovrà portare l'Italia a fare un salto completo, a dire se la legge dice una cosa, non è che dopo, come per la caccia i giorni scorsi, come con tutte le leggi, si dice bene, allora l'Europa ci obbliga a questo, ci dà le sanzioni, noi abbiamo fatto di tutto per non farlo. Però vediamo persone che facciano un altro, che facciano verbo su verbo, quindi la verba è
che non ci meritiamo noi italiani di queste cose, perché siamo, abbiamo bisogno di andare in Europa e di dire le leggi dell'Unione Europea, forse ci potrà dare una mano a dire che se gli imprenditori vogliono fare affari, devono farli bene, non devono fare le truffe. Se l'Europa ci impone con le sanzioni costruire degli edifici a consumo zero, non è che possiamo fare finta di niente e andare avanti per sempre a costruirli che si spreca energia totalmente. O si fa a zero o non si fa, l'imprenditore va a casa se non capace di farlo. Raccontarvi quello che penso, cioè che perché l'hanno tolta. La mia rossa nel mezzo chiudeva la città e non si poteva costruire nulla al di fuori. Dava benissimo, tranne una piccola porta, una cosa che si può vedere, comunque non c'è niente. E su questo, per il nuovo ministro del Piano, attraverso l'assessore Cecchino, voleva togliere la cittadina e avere le mani libere. Non voleva farlo lui. Ha praticamente preso accordi con l'ordine degli architetti, poi hanno fatto un'osservazione al FAT, in questa osservazione con tutta una serie di frasi tecniche eccetera eccetera, hanno chiesto che questa linea venisse tolta. Alla regione non sembrava vero e hanno tolto la linea rossa. E questo è un altro esempio del rapporto tra tecnici e potere politico.